Ciao ragazzi, ciao a tutti, allora oggi vi farò vedere come realizzare una pettinatura semplicissima che potete realizzare per le occasioni meno formali, diciamo. Comunque sta a voi scegliere l'occasione giusta per sfoggiarla. Io ad esempio personalmente la vedo adatta a andare a scuola, al lavoro, in ufficio, andare a fare shopping. Per realizzare questa pettinatura vi servirà una spazzola, un pettine, un fissante e poi degli elastici per capelli. Io ho scelto di utilizzare questi qui che sono neri e si avvicinano appunto al colore dei miei. La prima cosa che andrò a fare è spazzolare bene i capelli. Ok, a questo punto vado a prendere il mio fissante e vado ad applicarlo su tutta la capigliatura e successivamente vado ad uniformare il prodotto col pettine. Ok, a questo punto vado a raccogliere tutti i capelli da un lato, vado sempre a pettinarli. E adesso andrò a formare una coda laterale. E la chiudo con l'elastico. Vado a prendere una ciocca di capelli di queste dimensioni e vado a coprire l'elastico. Ok, come vedete, una volta coperto l'elastico con questa serie appunto di capelli che ho girato su se stessi, vado a riprendere un altro elastico e vado a chiudere il lavoro. E vado a tirare. Ok, a questo punto divido la mia coda in due ciocche e vado a creare una treccia spiga, quindi prendo una piccola ciocca di capelli dalla parte sinistra e la porto verso la destra. Poi la stessa cosa dall'altro lato, una piccola parte di capelli dalla parte destra e la porto verso sinistra e continuo in questo modo qui. Ok ragazzi, sono arrivata a questo punto qui, come vedete, non continuo a fare tutta la traccia fino alla fine. Vado a prendere un altro elastico e vado a fermare la mia treccia. Poi tiro un pochettino e la sistemo con le dita. E niente ragazzi, questo che vedete è il risultato finale. Spero tanto che vi sia piaciuto, vi mando un grossissimo bacio e buona concertura a tutte. Ciao!